nome come fai? Quanti anni hai? 18. Hai studiato a quale liceo? Classico. Ciao, come ti chiami? Alfonso. Cognome? Fabrizio. Che fai nella vita? Studio alla facoltà del design a Milano. Hai molti amici? Ah, non ho molti amici, però sono pochi e buoni. Nome? Cognome, campagna. Sei nato? Ad Avellino. Studi? Avellino. Ah, non studi? Non studio. Ecco, però. Anni? 18. Luogo di nascita? Avellino. Nome? Marco. Cognome? Spitalei. Anni? 19. Sei nato? Ad Battipaglia. Studi? A Roma. E dove vivi? Ad Avellino. Parlaci della tua vita a Roma, Ah, vado all'università, sto con le persone che ho conosciuto lì e vivo con altri due pazzi. Sono Andrea Augusta e Sabato del Pozzo, detto lui. Vuoi salutare qualcuno? Saluto Peppino da Capri che mi segue sempre con tanto entusiasmo e Annalisa Damiano. Oh, mi rendo la sprovvista così io. Nome? Andrea. Cognome? Agosta. Dove vivi? A Roma. Quanti anni hai? 19. Vivi a Roma? Sì. Ma dove non ci vivi più? Sporadicamente. Ti piace Berlino? In parte. E Roma ti piace? Di più. Nella tua vita universitaria invece? Ce ne vuoi parlare? Beh, frequento i corsi abbastanza assiduamente. E basta. E che corsi frequenti? Storia, cinema, linguistica di base. Ti piace insomma il corso? Solo quello di cinema. Capisco, perfetto. E tutto il resto? Noia. Nome? Sabato Simone. Cognome? Del Pozzo. Sei nato? Ad Avellino. Anni? 19. E dove vivi? A Roma. Vivi a Roma? Sì. E dove vivi a Roma? Eh? E dove vivi a Roma? Che vuol dire dove vivi a Roma? A Roma. Ah, vuoi sapere la via? Sì. Come si chiama? 21 aprile. 21 aprile. Dove studi? Alla Sapienza, a Roma. Sono qui che aspetto Franz. Chissà quando tornerà. Ok. Nome? Alessandro. Cognome? Luigi. Anni? 18. Dove vivi? Avellino. Studi? Fisciano. Sto bene. Perché indossi questi occhiali? Perché ho trovato a terra. Di solito indossi la roba che trovi per terra. Sì,
a meno che non si tratti di escrementi profilattici. E di solito tu indossi gli escrementi? No, no, ho detto che non li indosso, non capisci allora. Bella domanda. Però ci devo pensare. Hai qualche interesse? Sì, spiare la gente. Cioè, nel senso che io tipo mi nascondo quando loro non mi vedono, no? E li guardo, mi limito a guardare, però, sì. Vedrai qualche beneficio per guardare la gente? No, lo faccio giusto per perdere un po' di tempo.